Buongiorno, mi chiamo Andrea Boscaro. Non sono un giornalista, quindi diciamo nessuno è perfetto, per cui non farò un intervento di carattere giornalistico. Ci pensa Marco poi a parlare di giornalismo, visto che è il direttore di Varese News. Io invece farò un intervento di marketing digitale. E essendo un formatore, farò un intervento di marketing digitale formativo, quindi diciamo così, alcune cose che nel corso di questa giornata sono un po' emerse, l'algoritmo di Facebook, mi piacerebbe calarle a terra e raccontarvi come è fatto questo algoritmo di Facebook e che cosa se ne può trarre fondamentalmente. Approfitto. Buongiorno, sono un formatore, quindi non riesco a stare dietro una cattedra, lo ammetto. Se lei non fosse, lei si chiama? Francesco, ci possiamo dare del tu? Sì. Se lei non fosse qui, dove vorrebbe essere? Atfi con la fantasia. Che bello, autunno, colori. Lei? Cioè, vuole andare con lui a fare una passeggiata del parco? Vabbè, molto bello. Voi due invece dove vorreste essere se non foste qui? A casa, mamma mia, che eroismo. Siete stanche, vi vedo che siete stanche. Lei invece? Lei la vedo più riposata. Dove vorrebbe essere? Fuori in centro a Prato. Non so Giovannelli, ma Giovannelli, se glielo chiedo mi dice qualche posto esotico, perché ha queste caratteristiche, che sono più, come dire... viaggio di più con la fantasia. Vi dico che mi piacerebbe essere a Londra. Contento di essere qui, per carità, Francesco, anzi, mi fa molto piacere, ma non la Londra di oggi. La Londra di oggi, con la Milano di oggi, non ha tante particolarità. Come si sente, io sono milanese, ma sono una brava persona, ve lo posso garantire. Mi piacerebbe essere nella Londra di inizio Novecento, un po' la Londra di Dickens, la Londra, diciamo, di Harry Potter, quella Londra lì, post-rivoluzione industriale. Perché? Perché stava avvenendo un cambiamento, stava nascendo quella che sarebbe diventata la prima rete della metropolitana del mondo per notorietà, quella che oggi si chiama The Tube. E potete immaginare che per poter convincere le persone a prendere questo nuovo mezzo di trasporto, che allora, come dire, non era mai stato creato, inventato e utilizzato, hanno cominciato a disegnare delle mappe. Questa è una mappa di inizio secolo della metropolitana di Londra. Qualcuno potrebbe dire che sembra quella di Roma o quella di Torino, effettivamente non è così differente. Ma man mano che hanno aggiunto nuove linee e hanno fatto nuove fermate, questa mappa evidentemente diventava un po' più complessa, un po' più difficile a leggersi e ad utilizzarsi. Finché nel 1930 è arrivato un ingegnere di nome Beck che ha proposto una mappa completamente diversa. Anzi, all'inizio fu proprio respinta questa mappa. Questa è una mappa di Beck del 1931, come si vede. Che differenza c'è tra questa mappa e questa mappa? Qual è la differenza? Come hanno fatto a renderla più schematica, signora? Cosa? L'hanno semplificato? Ci sono tre piccole differenze da settimana enigmistica. Han tolto. Bravo. Quelli che ne sanno, come Marco, direbbero che questa è una mappa topografica, questa è una mappa topologica. Perché non ci sono i riferimenti topografici, sì, c'è il Tamigi, ma è molto stilizzato. Qualche altra differenza? Guardate le distanze. Le distanze qui sono realistiche, fatte in scala, mentre invece in questo caso la mappa riporta delle distanze normalizzate, no? Perché tanto, come dire, mica dovevano pedalare i passeggeri, sostanzialmente la mappa che viaggiava. Questo probabilmente ha reso la mappa più schematica, più ordinata e anche più utile, perché di fatto dava una rappresentazione più compatta e più organica a questo disegno, a questo utilizzo. Poi forse qualcuno di voi avrà notato che, come dire, sono tutte dritte, perché in realtà, mentre in questo caso rappresentavano correttamente le curve, in questo caso invece le linee sono tutte o dritte, o piegano 90 gradi, o piegano 45 gradi.
Ecco, questa mappa è una mappa che, come dire, poi è sempre stata così, no? È cambiata, sono aumentati i colori, le fermate, ma insomma sono mappe che conosciamo bene, finché qualche volta abbiamo un po' esagerato a fare mappe di questo tipo. Questa è la mappa di Tokyo, che, come dire, non si capisce ancora nulla, ma se voi andate a Londra recentemente, diciamo in questi giorni, trovate queste nuove mappe. Cosa sono questi numeri, secondo voi? I minuti, ma i minuti per cosa? Ma in metro? In metropolitana? È un po' troppo, però è tra una fermata e l'altra 14 minuti. No? Eh? Acqua? Sono minuti. Ma a piedi? Bravo Marco. Sono minuti di percorrenza a piedi, che uno dice, ma perché, scusa, se loro sono la metropolitana... Questo progetto, questa rappresentazione non ha il compito di rappresentare fedelmente la realtà. Beck, quando ha creato questa mappa, ha detto a me non interessa rappresentare la realtà, a me interessa fare due passi indietro rispetto alla realtà e un passo avanti rispetto al fornire qualche cosa di utile. E vedrete che tutto quello che vi racconterò oggi a proposito di algoritmo e contenuti su Facebook, dal punto di vista evidentemente del giornalismo o dell'editoria, è basato tutto su questo girare il punto, non tanto, come dire, raccontare noi qualche cosa, ma andare verso gli interessi delle persone, perché più riusciamo a metterci nei panni dei nostri lettori, o in più in generale degli utenti a cui ci rivolgiamo, più sarà facile in qualche modo intercettarli. E sappiamo bene che internet oggi è questa cosa qua, è il punto a cui si approda nel momento in cui abbiamo un bisogno, anche quando questo non nasce con internet, ma perché sentiamo un passaparola di un amico, una sollecitazione pubblicitaria, abbiamo internet nelle nostre tasche, la prima reazione è quella di tirare fuori il nostro cellulare e fare delle ricerche e in qualche modo andare, buongiorno, a la cosa più intelligente l'ho già detta, ve lo dico, peccato, però chissà che non possa recuperare. Cercare sempre di più di partire da questa opportunità, che tra l'altro nel mondo del marketing ha un nome, i micromomenti. I micromomenti sono proprio legati al fatto che, avendo il cellulare sempre in tasca ed internet sempre in tasca, noi ci rivolgiamo adesso in ogni momento in cui approfondiamo un bisogno, in cui maturiamo una scelta. Questo ovviamente è un'opportunità e dal punto di vista del giornalismo è un'opportunità molto, come dire, significativa. Se guardate gli ultimi dati del Censis, e io non dico che sia né bene né male, cioè fuoriesce da ogni ragionamento dire se questo è la conferma del declino della civiltà occidentale oppure no, poi Marco magari darà la sua opinione, ma si vede come proprio, come dire, siamo all'alba del momento in cui le persone diranno l'ho letto su Facebook, e come dire, qui ci sarebbe tanto da discutere, e quindi quanto Facebook, soprattutto su una parte della popolazione più giovane, rappresenti il modo con cui le persone si informano. E Marco, che è un direttore di un giornale, secondo me sta anche guardando il rapporto tra Facebook e un sito web di informazione. Vedete che Facebook è quasi cinque volte, rappresenta quasi cinque volte in qualche modo il numero di persone che si rivolgono adesso per informarsi. Quindi internet è cambiato perché è entrato nella nostra dieta mediatica, ma al suo interno evidentemente i contenuti sono cambiati perché entrano dentro un ecosistema che Facebook in qualche modo rappresenta. Quindi tutto questo è il perimetro attorno al quale dobbiamo muoverci, e questo è creato e accelerato dal processo per il quale internet, un po' per comodità, tu lo stai utilizzando dal desktop, ma in realtà sappiamo bene che le persone fruiscono di internet attraverso il telefono cellulare. Guardate quanto tempo spendiamo percentualmente su internet mobile, e si vede come soprattutto le persone più giovani, quelle tra i 18 e i 24 anni, il 90% del tempo usano internet al cellulare, no? Questo cambia un po' tutto, cambia un po' tutto nell'editoria, perché poi va davvero a rendere necessario anche un tipo di scelta di contenuti editoriale che cercherà più di andare a sollevare l'attenzione, no? Vi parlerò tra poco di social objects, gli oggetti sociali. Li sappiamo tutti, le infografiche, le mappe interattive, le immagini arricchite, tutte queste tipologie di contenuti sono importanti perché la maggior parte delle persone utilizzano la rete e i social media attraverso il telefono cellulare. Quindi, siccome già la gente non legge in generale, figuriamoci quanto legge attraverso i social media, dobbiamo superare questa barriera del suono attraverso una politica di contenuto capace di catturare l'attenzione.
Poi, per carità, qualcuno questa mattina si è parlato, non so se Marco c'era o non c'era, no? Si parlava molto di chatbot, boh. Sì, forse il futuro sarà dato da chatbot, questi software che in qualche modo vanno in modo un po' automatizzato a generare la soddisfazione di un bisogno o la fornitura di un contenuto. È arrivato anche Lorenzo. Spero che abbiate sentito il commento che ha fatto Lorenzo sui chatbot, io l'ho trovato molto interessante, perché Lorenzo ha detto: attenzione a non pensare che la tecnologia spieghi come dire, una scelta, magari una scelta politica, è la politica in qualche modo a determinare poi la scelta delle persone, la tecnologia probabilmente sta un top, un mezzo e non è mai un fine, però nel mondo del giornalismo e dell'editoria i chatbot cominciano a prendere un po' piede, anche nella loro versione più semplice, perché per esempio consentono di andare a portare traffico da Facebook, in particolare da Facebook Messenger, sul sito internet. Il chatbot che sto facendo vedere in questo momento è quello di il Sun, che è un tabloid inglese, che avendo chiesto alle persone, quindi avendo attinto a dei dati in merito alla squadra del cuore di ciascuno degli utenti, segnalava qual era la novità del calciomercato e quindi portava poi potenzialmente del traffico sul sito. Guardate questa cosa qua, il 43% delle persone che si erano iscritte a questa chatbot aveva cliccato e quindi da Facebook era andato sul sito del Sun. Mi verrebbe da dire, pensando ad essere un marketing manager di un giornale, tanta roba, 43% di traffico non è affatto poco. Quindi se questo è un po' il futuro, però il presente questa cosa qua. Il presente è un presente per il quale, abbiamo visto i dati del Censis, sempre di più le piattaforme digitali, in particolare i social media e Facebook in primis, poi rappresentano il luogo dove le persone si informano, come abbiamo visto, anche non sostituendo più altri tipi di piattaforme, ma utilizzandole inattivamente. Però c'è una cosa che non torna, perché se andassimo invece a guardare fonte base sumo, il contenuto editoriale più condiviso nel 2016, troveremmo una notizia, anzi una ricerca più nello specifico, che non parla con i nativi digitali, non parla con un mondo delle persone più giovani, perché racconta un nuovo, come dire, un nuovo modo per poter curare l'Alzheimer, che uno pensa, ma come? Che gliene frega un ragazzo giovane di una cosa di questo tipo? No, suonerebbe un po' strano. E invece questo è stato, appunto, guardate che roba, 5 milioni di segnali sociali tra commenti, condivisioni, eccetera, su Facebook sono veramente tantissimi. Uno potrebbe anche immaginare com'è possibile, no? Se Facebook fosse un luogo solamente per ragazzini, che 2,1 milioni di condivisioni di un articolo in cui si diceva che l'uomo più sexy è quello pelato. Marco non rappresenta certo questa caratteristica e per questo vi ho scelto questa cosa. Però dobbiamo accettare il fatto che non tutti coloro che seguiranno la nostra pagina vedranno il nostro contenuto, solo una parte molto limitata, che è la reach organica. Cioè la reach organica è l'insieme di persone che saranno esposte al contenuto che avremo pubblicato, saranno esposte alla news che avremo erogato dalla nostra pagina. Vedete che sto usando un termine neutro, sto dicendo saranno esposte a, che leggano è tutto un altro paio di maniche, che ci clicchino sopra e vadano sul sito è tutto un altro paio di maniche. Quindi la prima complessità è riuscire a fare in modo che coloro che seguono la pagina vedano i contenuti che noi andiamo a pubblicare. Credo che questa cosa qui più o meno la conosceste tutti, no? La differenza tra i liker e la reach. I liker sono coloro che seguono una pagina, la reach è l'insieme di persone che sono esposte al nostro contenuto. E fin qua vi vedo che state annuendo, quindi vado serenissimo. Lui prende appunti, ma è importante. Ancora più importante è sapere quello che sta accadendo. E dopo che io mostro questa slide, credo che molti di voi si alzeranno e andranno a fare la passeggiata nel parco come prima. Perché Facebook sta testando un cambiamento radicale. Sta testando, soprattutto questa settimana vi è stata la notizia che sta testando, una cosa che si chiama Explore Feed. Di cosa si tratta? Si tratta del fatto che nella home page di Facebook, quella a cui siamo ormai abituati, soprattutto perché navighiamo da mobile, noi troveremo probabilmente come utenti solamente i post dei nostri amici e i post pubblicitari, quelli sponsorizzati, andando tutti gli altri post ad essere, come dire, messi da parte
in una cosa che dobbiamo cliccare esplicitamente e dove Facebook si incaricherà di mostrare i contenuti delle pagine che già seguiamo e potenziare i contenuti a cui troveremo interessante, che magari troveremo interessanti. Capite? Per un editore e più in generale per la pagina di un'azienda, questo vuol dire che o ci abbiamo i soldi da mettere sul piatto per poter sponsorizzare questi post, o altrimenti dobbiamo fare una cosa: lavorare perché coloro che seguono i nostri contenuti e le nostre notizie li condividano con i loro amici, li prendano, commentino, ci lavorino sopra, ma insomma i nostri lettori diventano i veicoli della nostra comunicazione, perché Facebook ovviamente sta un po' cambiando le regole del gioco. E quindi cosa dobbiamo fare? È lavorarci. Dobbiamo lavorarci, dobbiamo imparare a usare gli strumenti, dobbiamo decidere magari di non rilanciare Facebook tutte le notizie che pubblichiamo se siamo dei giornalisti e degli editori, ma dobbiamo analizzare in modo abbastanza ormai scientifico quello che accade. Quindi per esempio vi sto facendo vedere uno strumento che si chiama Chartbit, che è uno strumento che analizza il traffico in tempo reale, ed è un modo che un editore ha per capire in tempo reale qual è la notizia che piace di più e che trattiene più l'utente sulle pagine. Allora forse sarà questo metro per poter dire quale contenuto mandare sui social media, perché evidentemente abbiamo capito che può risultare interessante. Questo è uno strumento avanzato, ma se usate Google Analytics ha la versione in tempo reale, quindi qualche suggerimento ce lo dà. Oh, questo beneamato algoritmo, come è fatto? Io vi cito alcuni fattori. Vi ricordo che l'algoritmo è quello che decide chi vede che cosa. Il primo aspetto che dobbiamo tenere in considerazione è il fatto che ogni qualvolta l'utente esce da Facebook e va sul sito della testata giornalistica, Mark piange. Mark, quel Mark. Perché? Perché sappiamo bene che è, come dire, contro gli interessi di Facebook andare a rimandare ad un sito esterno. Ora, per carità, se fosse proprio così non sarebbe logico, però tutta la strategia di Facebook è tesa a far questo, tenere l'utente dentro Facebook. E per un editore, per esempio, questo significa che sempre di più potranno essere tenuti in considerazione i cosiddetti instant articles. Cosa sono? Vi sarà capitato di vederli 100 volte. Navigate col vostro cellulare su Facebook, ogni tanto cliccate sulle notizie di qualche editore tipo La Stampa, si apre velocissimamente. Perché? Perché non è stata messa sul sito esterno, ma è stata caricata all'interno dell'infrastruttura di Facebook. Gli instant article sono il metodo che Facebook oggi offre a un editore per poter essere più veloce, cavalcare l'algoritmo, monetizzare il proprio traffico, addirittura generare, come dire, un guadagno attraverso il paywall. Poi se volete questo lo approfondiamo in un secondo momento. Quindi attenzione a quello che pubblichiamo. Cerchiamo soprattutto di non pubblicare la notizia ingannando l'utente e invitandolo a cliccare in modo inconsapevole. Vi faccio vedere un post, del post, che mi piacerebbe che qualcuno, se vuole, provasse a commentare. Questo è un post, lo fanno tutti i giorni, no? Tutti i giorni il post pubblica questo articolo su Facebook, cioè rilancia questo articolo su Facebook, dove vedete che l'articolo è cosa c'è stasera in TV. Quello che colpisce è che, ma come? Perché ci stanno già svelando che cosa ci sia stasera in TV? Teoricamente non dovrebbero farlo, ci stanno già dando una soluzione. Quindi che motivo dovremmo avere per poter cliccare e andare sul post? Perché lo stanno svelando? Qualcuno vuole provarci? Prego. No, perché l'ho cercato ieri, quindi è ovvio che porta delle date di quel tipo. No, il post è lo stesso, eh? Il post è quello. Quello che sottolineo è che se loro avessero messo cosa c'è stasera in TV senza aver motivato questo click, anzi avendo scritto una cosa del tipo clicca e vai a vedere c'è il film più bello della storia della TV, probabilmente l'utente avrebbe cliccato ma sarebbe velocemente
dal sito tornato su Facebook. Questo avrebbe prodotto un tasso di rimbalzo elevato, quello che viene chiamato clickbaiting, e questo Facebook l'avrebbe penalizzato. Ecco per il motivo per cui quando si rilancia una notizia su Facebook, bisogna sempre rilanciarla motivando e rendendo consapevole, quindi più attenta, la navigazione sul sito esterno. Poi certo avrete notato che sì, dicono che cosa c'è, però non dicono l'ora e non dicono il canale, quindi è ovvio che c'è una ragione per andare dall'altra parte. Quindi attenzione a come si rilanciano i contenuti, introducendoli, occorre sempre farlo, con una motivazione, con una consapevolezza. Seconda cosa, prestare attenzione ai commenti negativi, perché se la notizia produce commenti negativi, questo agli occhi di Facebook è un elemento di penalizzazione. E quindi cosa significa? Che amplia questa forchetta tra i liker della pagina e coloro che vedranno i contenuti. Però per fortuna commento negativo non vuol dire che qualcuno ci manda a quel paese. Commento negativo vuol dire che dobbiamo prestare attenzione quando pubblichiamo un contenuto su Facebook ad andare a vedere poi se questo post ha generato persone che ci hanno nascosto, che hanno smesso di seguire la pagina. Perché se pubblichiamo contenuti che non sono amati dai nostri lettori, il rischio è che ovviamente li perdiamo. Ma questo produce non solo un danno diretto, li perdiamo, ma produce un danno indiretto perché si amplierà questa forchetta tra liker e reach. Quindi questi sono i primi due fattori. Terzo fattore è il fattore tempo. Vuol dire tante cose il fattore tempo, vuol dire che dobbiamo azzeccare il momento in cui pubblicare, il che per un editore ovviamente è molto più difficile perché è più serrato nella pubblicazione dei contenuti, però un editore è anche più chiaro il fatto che probabilmente ci sono alcune cose che deve pubblicare nel momento in cui accadono e ce ne sono altre, dei contenuti se vogliamo più evergreen o più slegati dall'attualità, che possono invece essere utilizzati in momenti di maggior tranquillità. La cosa giusta è guardare le statistiche di Facebook e capire come si evolve nel corso della giornata la distribuzione degli utenti su Facebook stesso. Poi fattore tempo vuol dire un'altra cosa e su questo lo sappiamo bene. Siccome Facebook ha tutto interesse a mantenere l'utente dentro la piattaforma, ama i video, che sono per definizione i contenuti che trattengono più l'utente sulla piattaforma. E credo che il tema dei video, poi Marco non so se vorrai fare un ragionamento su questo, è una parte che esploderà ulteriormente. Negli Stati Uniti è stato lanciato la scorsa estate Facebook Watch, che per intenderci è lo YouTube di Facebook. Vi invito ad andare a guardarlo, è una piattaforma televisiva, contenuti in HD, straordinari e meravigliosi. Vi invito in particolare a guardare due canali che io trovo molto interessanti per un editore. Il primo canale, celeberrimo, è Humans of New York, che è quella pagina da milioni di liker, nata per iniziativa di un fotografo che raccontava, diciamo così, le persone di New York, no? Mi fa sempre ridere perché io immagino Humans of Varese, che era il vostro lavoro fatto su Instagram di qualche tempo fa. Ecco, se vi andate a vedere i video di Humans of New York, capite che cosa vuol dire, come dire, contenuti video, serie video per Facebook. E l'altro che vi invito a guardare è bellissimo, forse ha più un interesse di marketing che non editoriale. Quello che sta qui dietro è un sito di commercio elettronico che vende prodotti per la cucina. Se andate a vedervi i video, sono tutti dei tutorial fatti da mamme o papà che cucinano con i propri bambini. Qualità eccellente, ovviamente strategia tesa ad avvicinare dei potenziali clienti attraverso i contenuti. Chiaramente sono contenuti che trattengono l'utente su Facebook e quindi Facebook li promuove proprio per le regole che ci siamo detti prima. Va bene, sono quasi alla fine, poi questo è il più importante, quello che è chiaro. Il fattore affinità, quel fattore che dice che noi su Facebook vediamo i contenuti scritti, pubblicati dalle pagine o dagli amici con cui abbiamo una maggior frequenza di relazione su Facebook. Quindi se io faccio sempre like alle foto di David su Facebook o su Instagram, io vedo sempre David, ma lo fa apposta per quello che lui mette bei contenuti. E quindi, però dal punto di vista di un editore è chiaro che dobbiamo riuscire a, provo a dirla così, poi magari Marco mi dà una sua opinione, a dire cose diverse a persone diverse, perché non è detto che tutti i contenuti interessino a tutti i lettori.
Come si fa a farlo? E la cosa che sto per dire non è una funzionalità attivata di default da Facebook, ma pur essendo gratuita va attivata. Come occorre farlo? Occorre, vedete che quando pubblicate un post potete selezionare questo mirino. Che cos'è questo mirino? Questo mirino vi dà la possibilità di indicare a Facebook che questo post è adeguato per una certa tipologia di utenti, per ragioni demografiche, per ragioni di interesse, per ragioni di localizzazione geografica, eccetera. Come si fa ad attivare questo mirino? Occorre andare nelle impostazioni della pagina e attivare questo flag che in italiano recita più o meno possibilità di ridurre il pubblico, eccetera, eccetera. Non lo sapevi, ti vedo lì che non lo sapevi. Buon pomeriggio, andate. Cosa vorrà dire? Vorrà dire che noi stiamo restringendo la cerchia di persone a cui il post è inviato e quindi aumentiamo la possibilità che questi utenti, essendo più in target, lo apprezzino e quindi lo clicchino. Ecco, vedete tutti i filtri che possono essere utilizzati per circoscrivere il post e quindi in qualche modo aiutare l'algoritmo di Facebook a ritenerlo rilevante. Questo è il principio di affinità. Poi c'è lo story bumping. E qui, secondo me, il giornalista deve dimostrare un po' di furbizia. Cos'è lo story bumping? Anche questo è un nome strano, ma l'abbiamo notato tutti. Andiamo su Facebook e vediamo che c'è un post che è stato pubblicato 4 giorni fa. Com'è possibile? Proprio per questo. Per il fattore tempo non avrebbe più dovuto essere mostrato, ma per il principio dello story bumping, nella misura in cui ha continuato a produrre dei commenti, dei like, eccetera, Facebook lo ripropone. Ed ecco la ragione per cui, provo a dirla così, poi spero che nessuno giornalista si offenderà, però se una notizia non genera subito dei feedback, probabilmente l'abbiamo, come dire, lanciata o rilanciata in un modo non sufficientemente capace di attirare l'attenzione. E questa forse è la prima cosa da guardare. La seconda cosa da guardare, se una notizia, se un post genera 2 domande, bisogna non rispondere subito a tutte e 2 domande. Vale la pena rispondere in 2 momenti diversi. Perché? Perché tecnicamente stiamo in qualche modo ripristinando la data di pubblicazione nel corso del tempo. Quindi lavorare sullo story bumping permette di allungare la vita di un post. Ed infine il last actor, altra cosa abbastanza evidente, il last actor quando diventiamo amici di qualcuno o cominciamo a seguire una pagina, per qualche giorno questo qualcuno a questa pagina ha una sorta di premio e quindi quello è un momento molto rilevante per poterci fare trovare pronti. Ultimo fattore, il fattore peso. Si nota generalmente a settembre e a maggio, io mi ricordo che quando vado a settembre su Facebook ci sono tutte foto di matrimoni, anche a maggio tutte foto di matrimoni. Perché? Perché le persone si sposano a settembre e a maggio, sì anche, ma in realtà perché anche delle persone che non sono abituate a vedere su Facebook, non vedo mai post, ma quando, che ne so, pubblicano la foto del loro matrimonio e piace a tutti i loro amici, allora Facebook dice piacerà anche a te, quindi in qualche modo la evidenza l'aumenta. Quindi cosa ne concludiamo? Poi a disposizione per delle domande. Non si può più dire, soprattutto se siamo un editore, buttiamo lì dei contenuti su Facebook. Dobbiamo cercare di capire qual è l'obiettivo e se l'obiettivo è generare traffico, a volte scrivere dei contenuti che aumentano l'engagement per poi introdurre contenuti che invece rimandano subito dopo a cliccare e andare sul sito. E questa è una prima strategia. La seconda, non necessariamente pensare Facebook come un modo per poter generare traffico sul sito, ma magari come un modo, soprattutto se siamo una testata locale, per lavorare in termini di rilevanza con il territorio. Che fare? Vi dicevo, pensare a dei contenuti adeguati a questo mezzo. Marco ne parlerà più approfonditamente, ma vi lascio veramente 4 esempi. Non tutti i post sono uguali, ci sono dei post che hanno più un intento informativo, la notizia, ci sono dei post che hanno un intento, se vogliamo, più tale da generare, come dire, dei feedback, dei commenti da parte degli utenti. Ci sono dei post che invece fanno leva su un tratto più emozionale, ci sta, e dei post, se vogliamo, più di intrattenimento, di emozione. Io ve ne faccio vedere 4, cioè non faccio vedere 4 post, faccio vedere 4 strumenti.
Secondo me bisogna imparare a usare questi strumenti, non perché questo significa che scriviamo dei contenuti meno di qualità o meno, come dire, giornalisticamente adeguati, che abbiamo bisogno di pensare a una sorta di titolo per Facebook perché catturi l'attenzione dei lettori. Lo strumento che sto mostrandovi è ThingLink, che crea delle immagini arricchite. Cosa significa? Significa che noi possiamo caricare delle immagini e questo sistema ce le trasforma in immagini con degli shortcut, con degli short link, e questa cosa ovviamente cattura poi l'attenzione quando li pubblichiamo su Facebook. Poi possiamo usare, ed ecco perché è importante in redazione avere, per intenderci, degli art director, dei grafici. Dobbiamo creare e pensare sempre più a creare delle infografiche, magari animate. Questo è un esempio di infografica animata. Provare a immaginare dei contenuti che sappiano raccontare una notizia con un'immagine, e lo strumento che sto mostrandovi si chiama Google My Maps, o tanto per dirne uno, Fusion Tables, cioè strumenti che trasformano dati in immagini o in mappe. Ed infine provare a, non dico copiare, ma insomma imparare da quelle aziende che su internet stanno usando un linguaggio particolarmente adeguato. Questo è l'esempio di Ceres, e questa immagine, vedete bene che non è un'immagine ma è una card, è differente, perché c'è un'immagine, ma il fatto di aver, come dire, aggiunto, sovrapposto delle icone, ovviamente la carica di senso, la carica di significato, soprattutto perché qui sta entrando nel dibattito pubblico, questa è la prima maggio 2015, Black Bloc, immagine, quindi insomma questi sono un po' degli esempi di contenuto. Ne faccio vedere un altro, se non lo seguite, seguite la pagina Facebook di Frida e noterete come tecnicamente è perfetta. Se guardate i video vedrete che sono sempre video di 2 minuti, non di più, vedrete che sono sempre video sottotitolati perché l'80% delle persone guardano i video su Facebook senza audio, e perché hanno una qualità questi video tale da poter andare bene anche senza troppi dettagli per il contesto di quello di Facebook, diciamo, non particolarmente dove le persone si soffermano. Io direi che concludo, ti lascio la parola, che concludiamo tutti insieme, che dici? Concludo. Allora, concludo, come vi ho portato a Luca, vi porto a Vienna, l'età 800, mi piacerebbe essere a Vienna nel 800, essere altrettanto romantico. Beh sì, era una grande capitale, no? Vienna di quel periodo, però purtroppo Vienna nell'Ottocento si eravate in attesa di un bambino e dovevate partorire, purtroppo in quel periodo non era così facile. Pensate che a Vienna nell'età 800 il 12% delle partorienti morivano per via di mille problemi. Poi è arrivato un signore, questo signore si chiama Ignazio Semmelweis, non so se ne conoscete la storia, che all'inizio fu osteggiato, perché? Perché era un ungherese, figuriamoci, un ungherese a Vienna in quel periodo, e perché arrivò a fare una ricerca che precorse Pasteur, in cui disse ai medici che la colpa di queste morti di parto non erano delle partorienti, ma erano dei medici, perché non si lavava le mani. Credo che questo signore, che poi è stato denominato il salvatore delle madri, sia la persona a cui dobbiamo imparare, se facciamo giornalisti, se lavoriamo nelle redazioni, se nelle aziende ci occupiamo anche della presenza sul digital marketing, quanto avere successo significa curare qualunque tipo di step del processo, perché solamente essendo coerenti e conseguenti poi possiamo portare dei benefici alla nostra attività. Lascio la parola a Marco, mi sento di dire che, come dire, a me piacerebbe davvero che usassimo i social media un po' fuori dal core, no? In un momento in cui i social media sono un luogo in cui tutti fanno live, secondo me i social network sono un luogo invece per poter stringere. Grazie. Io intanto, vabbè, mi presento proprio 2 minuti per contestualizzare le cose che proverò a raccontarvi. Mi chiamo Marco Giovannelli, sono il direttore di Varese News. Varese News è una testata online che compie 20 anni quest'anno, quindi nativa digitale, fa solo ed esclusivamente digitale. Chiaramente già dal nome si capisce che si occupa di un'area territoriale
piccola, comunque per quanto densamente popolata, come la provincia di Varese. In questi anni siamo diventati un po' una case history, per quale ragione? Beh, la prima ve l'ho già un po' citata, perché fare 20 anni vuol dire che nasciamo la contemporanea Repubblica IT pochi mesi dopo. La seconda è perché è un modello che da un punto di vista numerico e da un punto di vista anche del tipo di lavoro che fa, ha dei numeri che hanno una valenza più quasi più nazionale. Voi tenete conto, noi siamo 28 persone che ci lavorano, 20 giornalisti, 16 professionisti, tutti contrattualizzati, quindi già questo è un dato che è abbastanza poco consueto. A me viene un po' annoia perché continuo a ripeterla, ma è una cosa vecchia, nel senso che non è da oggi che è così. Quello che invece continua a cambiare sono un po' i numeri di chi ci segue. Ormai siamo stabilmente sopra le 150.000 visite al giorno, i 100-110.000 visitatori unici, e questo tipo di lavoro poi lo si può misurare guardando un po' la parte social. La relazione che ha fatto Andrea, che è sempre stimolante anche perché alcuni pezzi sono per me ormai un po' consuetudinari, altri aggiunge ovviamente novità, e da qui vedi la serietà anche di chi si propone in momenti come questi, perché non usa le slide storiche fatte e si ferma lì, ma le riattualizza ogni volta, e questo secondo me è un grande elemento. Noi siamo arrivati ad avere circa, credo che manchi solo oggi per arrivare a superare, 200.000 fan, quindi 200.000 like sulla pagina fan. Abbiamo un gruppo Facebook, a proposito dell'esempio del Guardian, che ha ormai 28.000 persone legate solo al tempo libero, e è stato lasciato abbastanza anarchico, seppur monitorato, e quindi noi amministriamo tutto quello che facciamo. E però l'abbiamo lasciato che le persone che si iscrivono seguano un po' loro, cioè di fatto la linea l'ha andata loro. Ovviamente noi la teniamo dentro dei confini, ma la cosa straordinaria di un gruppo è che poi si autoregolamenta, per cui tutte le volte che arriva qualcuno che fa delle cose troppo pubblicitarie vengono, come dire, segnalate, per cui vengono proprio messe in stand-by. E dopodiché noi decidiamo se invece lasciarle oppure eliminarle del tutto, ma lo fanno gli utenti stessi, insomma. Allora, io ogni volta che si parla di questo argomento mi viene però un po' l'orticaria, perché noi abbiamo poca memoria e diventa subito tutto assoluto. Sarà poi che soltanto 6 giorni fa sono stato invitato a presentare il libro di Aldo Cazzullo, Metti via quel cellulare. Allora, io l'ho fatto con grande piacere perché era un'occasione importante per il nostro giornale, che era stato tagliato fuori da questa iniziativa, che è un festival che importante sui libri. Noi come abbiamo fatto a diventare così forti? Da questo punto di vista non è una questione tanto d'algoritmo, è una questione di presenza. Come dire, io credo che ci sia una parola che il mio vice ha detto una volta, che fondamentalmente è l'unica vera parola che io ripeto continuamente: un giornale è importante se è strategico, e l'essere strategico per un territorio richiede cose molto diverse da quelle che è l'algoritmo di cui parlava Andrea. Cioè, per essere strategico su un territorio contano in maniera incredibile i numeri, non c'è dubbio, ma non è la cosa che conta di più, perché è pieno di giornali che ancora oggi vivono fondamentalmente di un ottimo SEO, per cui fanno un ottimo lavoro di motore di ricerca, e chiaramente il pubblico che arriva non è detto che sia fidelizzato per la linea del giornale, ma arriva perché se cerca delle cose trova sempre loro. Oppure, altro dato interessante, di quelli veramente bravi, lui ha fatto vedere prima un post del Post, loro sono bravissimi, ma hanno tutta una serie di caratteristiche completamente diverse dalle nostre, perché noi siamo un giornale locale, per cui se io sbaglio e quella via la chiamo in un altro modo, o l'Aveno Mombello lo mischio all'Avena Ponte Tresa, che potrebbero anche sembrare l'Aveno Lavena, o che ne so, Brissago Valtravaglia e un altro Brissago, o Brusino Alsizio
brusino al piano, cioè insomma ci sono tutta una serie di cose che sono complicate a livello locale e ogni territorio avrà le sue ovviamente, no? Però la cosa diversa di un giornale locale, per essere strategico, non ha bisogno solo dei numeri. I numeri sono fondamentali, ma ha bisogno che quei numeri rispondano a delle logiche, e una di queste logiche è la presenza territoriale e la presenza, come dire, il fatto che tu sia percepito come una parte del territorio e il fatto che tu ci sia davvero, cioè tu sia presente, quindi una presenza fisica. E qui chiaramente viene fuori come un giornale si organizza, perché noi facciamo poco lavoro desk, è molto più lavoro sul territorio. Però, tornando a Cazzullo, quello che a me mi fa venire l'orticaria, un libro come quello di Cazzurro è una roba da paraculi al cubo, cioè è pieno di luoghi comuni ed è pieno di assolutezze, cioè lui giudica. È meno credibile ancora l'altra parte, cioè quella che fa fare ai figli, la scrive lui, e perché un ragazzo non si esprimerebbe mai in quel modo. Quindi è uno dei classici esempi in Italia, a fare quei lavori che si esprimono con quell'età lì sono così pochi, perché o sono davvero capaci e lo fanno davvero loro, cioè nel senso che leggi un racconto di un ragazzino e quindi ti accorgi, l'ha scritto lui e si capisce, o altrimenti quando gli adulti scrivono per i ragazzi purtroppo viene fuori subito. Però al di là di questo, il problema è nei contenuti, cioè ogni volta che c'è un giudizio tranciante su quello che stiamo vivendo ci si dimentica incredibilmente di un fattore. E qui vi racconto alcune cose personali, ma che si mescolano al lavoro che io faccio, e perché questo giudizio, io che ho detto, sono dentro un paradosso gigantesco, io che ho detto non accetto un giudizio tranciante, di fatto sul libro di Cazzullo l'ho dato. Allora, c'è un dato interessante, l'altra sera a cena da amici mi hanno tirato fuori il primo iPhone. Hanno fatto un regalo a questa persona, ma il primo iPhone, non quello che è arrivato in Italia l'iPhone è arrivato nel 2008, primo iPhone che era uscito l'avevano comprato negli Stati Uniti e l'avevano regalato a questa persona che era un fanatico di Apple. Allora, se noi vediamo com'era il primo iPhone, cioè quindi il 2G, e guardiamo a dove siamo arrivati oggi, ovviamente di mezzo c'è stato un cambiamento che è epocale. Cioè, quando è uscito il primo iPhone, parlare di mobile era assolutamente una cosa, come dire, inadeguata e ancora poco. Cioè, dopo un anno che erano arrivati gli smartphone, le visite da smartphone su Varese News erano lo 0,7%. Nel 2010 erano il 2,4%. Nel 2005 erano il 7,5%. Cioè, di cosa stiamo parlando? Niente, cioè non esisteva. Oggi a noi questa cosa qui ci sembra assolutamente irreale. Quando io dico nel 97, quando noi siamo partiti con il giornale, in consiglio comunale di Varese c'erano 40 consiglieri, 3 email. Non esistevano le email nel 97. Tutti dicono non è vero, io ce l'avevo, forse io e lui, ma non ce l'aveva quasi nessuno. Alla fine del 97 comincia a cambiare, cioè tenete conto che all'inizio del 97 non c'era Google, ma nemmeno nel 98 c'era Google. Google arriva in Italia nel 2000, di fatto già faceva delle cose, ma stiamo parlando di questa cosa qui. Capite che è una cosa che è successa l'altro ieri, non chissà quando. Quando parliamo di mobile è ancora più potente il discorso. Cioè io sono partito raccontandovi quella cosa lì perché il genio lo si vede quando Jobs, un'ora di presentazione, e dice: avevamo bisogno di connetterci a internet, ho fatto un oggetto che ci connetta a internet, avevamo bisogno di leggere le nostre mail, ho fatto un oggetto che si connetta alle mail, avevamo bisogno di ascoltare la musica, ho fatto un oggetto della musica, avevamo bisogno di fare le foto, ho fatto un oggetto. E tutti si immaginavano quattro oggetti, quindi che ne so, l'iPod, una nuova macchina fotografica, e lui tira fuori sta affaretta e dice ho fatto iPhone, no? E iPhone ce l'ha tutte e quattro lì. Ma quanto tempo ci è voluto perché arrivassimo all'80%?
Tenete conto che oggi quel dato di 80%, io non so se è vero o falso, ma di fatto nel caso specifico di Varese News nel weekend lo superiamo, quindi le visite da quello 0,7 siamo arrivati a oltre l'80%, durante tutti i 7 giorni della settimana siamo abbondantemente sopra il 70%. E per quello che riguarda Facebook, la quota di Facebook Mobile che vediamo noi è esattamente quella che Facebook dichiara, cioè ormai sono sopra l'85%. Come fai a capire quanto sei importante su un territorio? Noi fino a 85 complessivo. Allora, noi riusciamo a vedere che l'85 complessivo di Facebook, ovviamente, eh? Cioè fatto quota 100 visite da Facebook, 85 sono da mobile. Quindi, cioè, è una cosa che conta, nel senso che se noi ragionassimo solo a desktop, fondamentalmente non avremmo quel risultato lì. Dobbiamo tener conto per forza del mobile. Tenete conto che questo, algoritmo non algoritmo, ci ha cambiato lavoro, per ovvie ragioni, perché una volta tu dovevi tornare a casa o andare al lavoro o essere a scuola per vedere Varese News. Oggi lo tiri fuori e siccome in questo momento purtroppo stiamo vivendo una delle emergenze più grosse della storia, almeno recente, perché sta bruciando completamente il massiccio sopra Varese e sta riprendendo spesso forza, insomma non è ancora la Val di Susa, per fortuna non è popolata quella zona, però sotto a valle sì, per cui c'è un grande timore che continui ad allargarsi, è tutto secco, cose che avete già ascoltato sui telegiornali di zone ben messe peggio di noi, la Val di Susa è un esempio. Allora, e torno a Cazzullo, la genialità che aveva avuto Jobs è sicuramente quella di aver fatto iPhone, battendo Google di poco, ma di fatto il primo l'ha fatto lui. Dopodiché è stata un'evoluzione, ma oggi, ancora oggi, noi facciamo molta fatica a capire dove può andare tutto questo, perché è un fenomeno dell'altro ieri, cioè un fenomeno che 10 anni fa non esisteva, 8 anni fa ancora meno. Cioè un fenomeno dove io ho 2 figli, 25 e 22, e loro non sono nati con uno smartphone in mano, cioè hanno cominciato ad utilizzarlo come del resto me poco tempo fa. I ragazzini di adesso probabilmente hanno già un altro tipo di approccio, ma per capire dove andiamo ci vuole tempo, ed è qui che mi arrabbio con chi assolutizza le cose. Se noi tornassimo indietro di 5-6 anni, anche noi a volte facciamo così nel lavoro che noi svolgiamo, cioè noi diciamo è così. Ma non è vero. Adesso è morto Twitter, quindi è morto. Quando noi dicevamo un po' di anni fa, guardate che quando andiamo sul livello locale, Twitter ha un funzionamento diverso da quello che vi immaginate voi lavorandoci in un contesto mondiale. Insomma, la rivoluzione in Egitto sembra che sia stata fatta solo da Twitter. Ne abbiamo discusso per mesi di questa cosa qui. Cioè, entriamo in una bolla e raccontiamo solo questa, insomma, no? E questo è un grosso, grosso problema, perché non va così. Dall'altra parte è ancora evidente, e le slide che ha fatto vedere Andrea anche questa la raccontano, quando, come si informano le persone, il 60% vede i telegiornali e il 35% usa i social. Io per esempio appartengo a quella generazione culturalmente ancora legata molto a questo fenomeno, no? Credo di essere uno dei pochi giornalisti dentro Varese News che si guarda almeno un telegiornale, forse anche due. Se io vi dicessi che mi informo così sarei un bugiardo, perché molto spesso non solo non mi serve, ma mi rendo perfettamente conto che il telegiornale è costruito con una logica che con la vita non c'entra niente. Ma chi di noi la domenica discute della nuova legge elettorale? Eppure ci becchiamo 5 minuti sulla nuova legge elettorale, come che la domenica i politici avessero continuato la discussione sulla legge elettorale.
E non è vera questa cosa. Molto spesso sono le repliche, per cui noi continuiamo a vedere notizie che sono sempre quelle e ce le fanno vedere 3, 4, 5. Sembra che non succeda mai niente, no? O comunque alcune cose sono ripetute in continuazione. Però di fatto una cosa incredibile è che la televisione muove dei numeri che sono inimmaginabili. Noi abbiamo fatto un giorno, ma ci succede spesso, siccome io analizzo i dati del giornale tutti i giorni, almeno due volte al giorno, quando sono via come questi giorni faccio più fatica e perdo qualche pezzo, ma normalmente tutti i giorni, anche perché il giornale ha una media di visite, ma ogni tanto ha dei picchi e ogni tanto scende. Analizzare questa cosa richiede mettere su un ipotetico foglio di calcolo, quindi costruirci un algoritmo di analisi di questa roba qui, è una serie di fattori che non basta semplicemente guardare il numero delle visite. Chiaramente dopo tanti anni che lo fai acquisisci un'esperienza tale che in un attimo capisci che cosa succede. Perché vi parlavo dell'incidenza della televisione? Perché a un certo punto ci sono dei giorni, quando succede un giorno in particolare, rimani molto colpito. Noi avevamo nelle prime 10 notizie, 6 notizie non fresche. È morta la moglie di Renato Pozzetto. Allora, questa notizia è del 2009. A noi, ciclicamente, questa notizia diventa una delle più lette. Per quale motivo? Perché se voi cercate Renato Pozzetto, una delle notizie che trovate su Google è la notizia della moglie di Renato che è morta. E ovviamente la persona che cerca su Google questa cosa becca la nostra notizia, vede questa cosa qui e si incuriosisce e la guarda. E peraltro, siccome questa è una banalità perché è sempre stato così, noi riusciamo a capire se le persone leggono o non leggono. Per una ragione, perché se il tempo medio sulla pagina è 1:20 e per leggere quell'articolo ci vuole 1:30, è evidente che quasi tutti l'hanno letta, insomma. Poi ce ne sarà tanti che non l'hanno letta, tanti che l'hanno lasciata aperta, per cui magari sono stati lì 10 minuti su quella pagina, ma di fatto questo è. Quando succede questa cosa? Quando Pozzetto va in televisione e l'ultima volta ha parlato della morte della moglie. Bingo! C'è una roba paurosa, abbiamo fatto 15.000 visite. Cioè una cosa che non ha nessuna logica, perché per quale motivo? Caso Uva, il caso Uva è molto simile al caso Checchi, cioè un caso di una morte dopo un fermo di polizia, eccetera, eccetera, è un processo che a Varese ha avuto molto clamore, e soprattutto ci ha avuto un'appendice drammatica, perché il maggior testimone di questa storia ha ucciso il padre, ha assassinato il padre. Padre anch'egli uno dei test all'interno del processo. Allora, da un punto di vista giudiziario, questa storia era assolutamente debole, perché, e qui chiaramente serve un po' di cinismo nel raccontare queste cose, però era un po' debole perché? Perché stiamo parlando di un tossico, del suo amico con problemi abbastanza seri, quindi due sballati completamente, vengono fermati, succede, probabilmente succedono tante cose, ma stiamo parlando di una cittadina piccola, la famiglia di Beppe Uva era una famiglia un po' particolare da tanti punti di vista, quindi era una storia che non avrebbe mai avuto nessun tipo di seguito. Ovviamente questa storia acquisisce un altro tipo di impatto mediatico per due ragioni. La prima, perché vengono coinvolti 8 tra carabinieri e poliziotti e hanno un pool di difensori di buon livello e alcuni personaggi anche molto conosciuti, tipo un avvocato che è anche consigliere regionale, per cui insomma un personaggio, e di conseguenza questa situazione già monta un po' di suo, ma quello che monta ancora di più, tutto quel mondo legato a Luigi Manconi ed altri personaggi pubblici salgono su questa cosa e la fanno diventare mediatica, per cui il processo ha un grosso impatto. Un mese fa,
due puntate di fila un giorno in pretura con una ricostruzione serissima fatta in un modo impeccabile di tutto il processo. Morale, quattro articoli di questa storia tornano tra i più letti in assoluto. E anche qui non c'entra l'autorevolezza o meno del giornale. È chiaro che il giornale è molto posizionato molto bene su motori, su tutto e su alcune cose in particolare. Chi cercava Beppe Uva, caso Uva, processo Uva, tribunale Uva, un giorno in pretura, quel giorno beccava noi. E quindi è chiaro che fa un certo tipo di visite, insomma, no? E potrei portarvi molti altri esempi. Questo c'entra poco con Facebook perché è qualcosa che ha a che fare molto col lavoro SEO, ovviamente. Però è una cosa che ha a che fare con una presenza territoriale definita. Voi tenete conto che fino a quando la situazione del mobile non diventava quella che è diventata, noi avevamo i referrer delle visite che non erano invidiate, ma molto di più, perché avevamo oltre il 60% di visite dirette. Per un lungo periodo le visite dirette erano ancora di più, abbiamo tantissimi link, noi abbiamo almeno un migliaio di link al giorno che lavorano bene, tenete conto che facciamo 6.000 visite più o meno, poi tu credo che abbia visto tutti i nostri numeri, quindi sai che sto dando dei numeri che sono quelli veri, non dobbiamo vendere niente. E la cosa interessante è che questo continuo lavoro sui link esterni che arrivano al giornale sono importanti perché ovviamente fanno alzare ancora di più un rank. Abbiamo una percentuale tra la parte Facebook, perché quando si parla di social si parla di Facebook, e la parte Google, che sono più o meno in equilibrio. Cioè oggi incide per il 25-30%, a volte anche un po' meno. E l'equilibrio che stiamo cercando di tenere noi è sempre un po' questo, per una ragione, perché se te ti consegni a Facebook, anche utilizzando una serie di dinamiche di quel genere, è chiaro che nel momento in cui Facebook arrivasse a fare quello che raccontava Andrea, nel nostro lavoro ne risentiremo pesantemente. Noi ne risentiremo meno di altre realtà, però ne risentiremo anche noi. Facebook ha fatto un test in 5 paesi nelle settimane passate, non sappiamo che cosa deciderà, primo perché non è nelle nostre possibilità decidere come dovrà andare, per mille ragioni. Io ho molte perplessità, nel senso che nel tempo Facebook ha fatto molte, come dire, ha sperimentato molte cose e poi l'ha abbandonate, si pensi solo al telefono, che doveva fare, che anzi che ha fatto, si pensi solo al fatto che la parte che era convinta e venne lanciata con grande enfasi sul fatto che avremmo condiviso ciò che in quel momento avremmo fatto, Facebook la sta ritirando fuori ora solo per i live, proprio perché gli interessa cavalcare tutta questa parte video, ma il resto lo usa sempre meno. Allora, tutto questo che vi ho raccontato fin qui è perché, secondo me, il giornale locale, da questo punto di vista, è estremamente interessante, perché un giornale locale o è capace di stare sul territorio con un'attenzione, una cura del rapporto con la propria community, o altrimenti non sarà mai strategico, cioè non conterà, o quantomeno conterà solo per una piccola parte e avrà una funzione, una funzionalità ristretta a quella situazione. Una volta sarebbero stati definiti, che ne so, i giornali elettorali, che nascono per una stagione, magari vanno avanti ancora un po' e poi muoiono, no? Oppure quei giornali che nascono in opposizione a qualche cosa. Ma voi capite che, per quanto possa sembrare che il gridare forte, l'essere in opposizione funzioni, in realtà non costruisce niente. È ovvio che tirar giù un muro è più facile che farlo, cioè basta dire ti do un piccone, tiralo giù, magari ci metterai un po', ma se non è un muro maestro, dopo un po' lo tiri giù. E se a uno gli dici fallo il muro, voglio vedere quanto tempo ci mette a farlo, e probabilmente non è capace, no?
Ecco, il lavoro che deve tentare di fare il giornale e diventa strategico nel momento in cui non è che demolisce tutto quello che incontra, ma prova a costruire. Quindi vuol dire raccontare, vuol dire stare in mezzo ai progetti che la comunità vive, vuol dire gestire fondamentalmente l'informazione come uno degli elementi della comunità. Fare questo oggi senza tenere conto che la tecnologia cambia e quindi, per esempio, con tutti quei parametri che Andrea ha indicato bene su come funziona l'algoritmo di Facebook, fare tutto questo fuori da una dinamica dei social è un grande pasticcio, cioè è quasi impossibile per una ragione semplice, perché la maggior parte delle persone oggi si informa anche attraverso quel sistema, che sia il 35 come dice la ricerca o che sia poco di più o poco di meno, voi capite che stiamo parlando di numeri molto significativi. È chiaro che la prossimità alla notizia ti porta ad avere una condizione completamente diversa. Allora, una notizia nazionale oggi è sempre più davvero il rischio che diventi una commodity, cioè che comunque la trovi. A me mi rimangono impresse alcune situazioni che ho vissuto in maniera diretta ascoltando personaggi dove magari le notizie non le seguono dai loro giornali, ma le seguivano o le seguono tuttora da Twitter, per fare un esempio. Quando arriviamo a livello locale, non è tanto che l'informazione, cioè che la notizia è una commodity, non è che l'articolo del giornale è una commodity, ma è che l'informazione comunque ti arriva, perché il livello locale è talmente piccolo che ovviamente un'informazione ce l'avrai. E un esempio potrebbe essere aprire e guardare il Facebook di questa notte, di Varese News, e che cosa succede? Che quando tu stai seguendo per esempio una cosa così drammatica come un incendio, che comunque coinvolge più o meno a spanne 100.000 persone, molte persone intervengono, ma il più delle persone intervengono così, un po' all'ingrosso, con commenti anche abbastanza inutili. Alcune sono lì. Sono lì magari a 200 metri, a 500 metri, magari a 2 chilometri, ma di fatto ti mandano foto, ti mandano video, molto più di quello che puoi fare tu. Ma questi non hanno la possibilità di fare una cosa che ovviamente il giornale deve fare, cioè una regia dove il flusso delle informazioni abbia una logica. Allora capite che se noi ci fermassimo al fatto che il nostro lavoro è dare l'informazione, in una situazione come quella di ieri sera, dove c'è una webcam messa sul vecchio albergo in cima al campo dei fiori, sarà sì in bianco e nero, ma la webcam mi dice dove sono le fiamme. Io teoricamente non ho bisogno di niente se voglio dire se c'è o non c'è un incendio. Ma il problema è chi sta intervenendo, è davvero pericoloso per le case, quale notizie sono effettivamente validate o no, non me la può dare una webcam. Stamattina il sindaco, con cui pure non è che abbiamo sempre rapporti idilliaci, mi manda un messaggio e mi dice: per cortesia potete pubblicare questa cosa, dove dice una cosa scontata. Noi, presa dalla foga di raccontare l'incendio, non ci eravamo resi conto che forse qualche problema istituzionale esisteva, per cui che cosa era stato necessario fare? Dire ai cittadini di non continuare a chiamare a chi gli capitava, ma chiamare specificatamente dei numeri preposti a quel lavoro e di non diffondere notizie false, perché voi capite che in una situazione come quella ci vuole un minuto a generare il panico. E siccome l'incendio è arrivato a lambire alcune zone abitate, il problema è delicato. Che funzione ha in questo caso allora il nostro lavoro? È utilizzare tutti gli strumenti. Noi oggi abbiamo riattivato una cosa anche qui. C'è stato un momento, poi basta seguire Repubblica per capire come alcune cose funzionano o no, dove sembrava che se tu non avevi WhatsApp non esistevi. Per cui tutti si sono messi a fare WhatsApp e tutti l'hanno abbandonato. Anche noi abbiamo fatto la stessa cosa, però nel frattempo abbiamo lavorato in un modo un po' diverso. Ci siamo dedicati per alcuni mesi e l'abbiamo geolocalizzato sul comune. Per cui noi abbiamo broadcast di WhatsApp comune per comune.
E che è una cosa che in questo caso vale oro quanto pesa, perché noi abbiamo 2-3 liste, quindi circa 700 persone di Varese città, che è quella più coinvolta nell'incendio. Poi abbiamo circa 500 persone del lago di Varese, che sono quelle coinvolte un pochino più in maniera minore, mettiamola così, però sono quelli che lo vedono l'incendio perché ce l'ha lì davanti. Ecco, in questo caso quello che abbiamo fatto è sì lavorare sul giornale, ma lavorare anche su Facebook e lavorare anche con WhatsApp, perché chiaramente gliela mandi diretta. E ovviamente questa è un'informazione non secondaria, insomma, no? Un'informazione di servizio vera. Ecco, tutto questo però, e poi è più interessante forse domande vostre, ha a che fare con la necessità di un equilibrio nel continuo movimento. E non c'è niente di più complicato che tentare di avere un equilibrio in un cambiamento e nel movimento, perché nessuno di noi lo vuole il cambiamento. Tanto non conoscete nessuno, l'unico che mi può capire un po' David, ma quando noi abbiamo rifatto la riorganizzazione del giornale 2 anni e mezzo fa, c'erano 2 persone che erano convinte che dentro tutta la riorganizzazione loro non sarebbero state toccate. Non mi hanno parlato per 2 mesi. Non mi hanno parlato per 2 mesi, perché questi loro immaginavano che io avrei riorganizzato il giornale, ma riguardava Andrea, riguardava lui, loro 2, voi 3 e loro no. Ma perché? Quando poi ne avevamo discusso. Ma il perché è semplice, perché cambiare non è vero che è bello, è una roba faticosissima. E nel lavoro che facciamo quotidianamente noi abbiamo a che fare molto con questa cosa. E l'esempio più immediato è proprio quelle benedette parole della lista che tu mettevi giù nell'algoritmo di Facebook. Perché che cosa si fa? Continuiamo a utilizzare questo strumento, ma ogni tanto bisogna fermarsi e fare una riflessione. Funziona? Non funziona? È vero che i video funzionano di più? È vero che funzionano di meno? È vero le... Allora, quando noi prendiamo una linea, questa linea all'inizio, siccome viene condivisa, discussa e poi la si pratica, la si pratica. Appena si allenta un po' la presa, quella linea, che era una linea che doveva rappresentare il modo del giornale di lavorare, per esempio le dirette, cioè c'è stato un momento dove io ho fatto un ragionamento e ho detto noi abbiamo bisogno di sperimentare e abbiamo bisogno di sperimentare molto, per cui tante dirette perché ci permettono di lavorare in un modo un po' diverso, cioè quando noi andiamo a una conferenza stampa cerchiamo di cogliere dove sta davvero la notizia. La conferenza stampa la diamo tutta in diretta Facebook, embeddiamo quella diretta dentro un articolo, ma poi l'articolo, se ha effettivamente una ragione di essere approfondita, ci facciamo un vero lavoro giornalistico e allora non la buttiamo là per citare la, era presente l'assessore ai servizi sociali, l'assessore agli educativi, il sindaco, il vice sindaco, il presidente dell'associazione commercianti, cioè quando leggete questi articoli dove c'è un capoverso che è lungo 8-10 righe solo di quelli che bisognava citare. Al cittadino questa roba non gliene frega niente, tu la fai solo per quelli lì. Allora, io non dico che non va fatto, dico solo non ci dedicare energia. Hai la diretta della cosa e la lasci lì. Invece viene fuori una notizia e allora a quel punto ci si rilavorava. Allora, io avevo bisogno di tanto lavoro così per analizzare, perché analizzare se una cosa funziona o no richiede numeri e richiede la possibilità di fare ogni volta delle variazioni per testare quanto una cosa funziona. Ecco, quando chiedi un cambiamento così, come pensate che vada? E lo dico in maniera molto autocritica, che finché stai lì e mordi tu, si fa. Se no, dopo un po' si comincia a non fare più, perché non è nell'abitudine fare quel tipo di lavoro. Perché voi immaginate, fare una diretta è una roba semplice, è certo che è semplice, non ci vuole niente, però in realtà devi mettere in moto tutta una serie di meccanismi. Nel caso del giornale ci sono tante routine insieme che richiedono comunque un intervento di più figure. Quella roba lì non si vuole fare e non si fa. Ecco. E invece, per poter arrivare a capire quanto una cosa funziona e quanto no, hai bisogno di analizzare numeri, se no non funziona. E ritorno un po' alla polemica con Cazzullo.
Noi siamo dentro una situazione che sta evolvendo e continuerà ad evolvere. Ci sono gli ottimisti, io faccio parte un po' di quella schiera, spero di rimanere di quella schiera, che vedono comunque in tutto questo non solo un cambiamento che può portare un vantaggio o come tale un po' migliorare la nostra condizione, ma che vedono fondamentalmente il fatto che la tecnologia comunque è capace, siamo sempre noi un po' a guidarla e quindi come tale saremo capaci anche di prenderci le misure, cioè di non diventare noi schiavi di quello strumento. Dall'altra parte invece ci sono quelli che noi siamo già schiavi di tutto. E io dico, forse sì, ma è un paradosso che viviamo in questa fase. Quando poi ci prenderemo le misure, sembrava che alcune cose avrebbero cambiato la vita di tutti noi, in realtà poi si sono rivelate robette, insomma, rispetto alla vita di ognuno di noi. E io credo che ci voglia una grande pazienza, ma anche una grande capacità di continuare ad analizzarle e la necessità di tenerle in equilibrio dentro questo processo, che è un processo di cambiamento. Il vantaggio del lavoro iperlocale è che questa cosa, cioè questo tipo di situazione, tu ce l'hai giorno per giorno e è inclemente il lavoro che viene fatto. Cioè, nel momento in cui noi facciamo un errore, è subito prossima la cosa che l'errore si vede. In una situazione, per esempio, già di macro area, è già molto più sfumata e comunque passa con più facilità. Cioè a un certo punto una cosa scompare, ci sono delle notizie, a volte anche toste, che scompaiono. Io chiedo a qualcuno di voi se ha un'idea di cosa sia successo ai due carabinieri dei due stupri a Firenze. Scomparsa completamente, cioè una roba di una delicatezza, quelle cose lì vanno trattate con molta cura perché sono pericolosissime, ma non è che puoi farle scomparire perché sono pericolosissime. Eppure, e lì guardate che c'è un'abilità incredibile, cioè le notizie nazionali vengono trattate con una tale, se volete, un po' grezzezza in alcune fasi, un po' ci si va sopra in altre, quando c'è un elemento di debolezza purtroppo diventano, come dire, l'archetipo di quella storia. Che ne so, situazioni come Cogne, situazioni come Yara Gambirasio, diventano ovviamente situazioni che nella loro drammaticità terrificante, stiamo parlando di cose veramente tra le più brutte che si possano immaginare, però altre che scompaiono. A livello locale questo è assolutamente impossibile, per una ragione, perché ce le hai talmente tanto prossime che non c'è poco da fare. Cioè tu puoi anche cercare di, come dire, nascondere una situazione che magari ti mette in difficoltà anche te per il lavoro che hai fatto, ma non ce n'è, ti beccano comunque. Perché? Perché in questo caso i social fanno un lavoro che è un lavoro veramente potente. Cioè tu puoi aver nascosto una cosa e qualcuno te la tira fuori. E troverai sempre qualcuno che la tira fuori. E nel momento in cui monta questa cosa fai molta fatica. Per cui bisogna essere sempre molto vigili, che non vuol dire, vi ripeto, nasconderle le cose, vuol dire proprio trattarle. E da questo punto di vista una membership è attiva, che tu lo voglia o no. Tu puoi anche, io per esempio, questo è un tema a me molto caro, io non trovo l'energia di farlo, così come a differenza invece di altre cose che le ho fatte, io sono convinto che il giornale locale digitale ha solo un'opportunità. Una volta che ha definito che è strategico e una volta che sul mercato è presente e una volta che ha sviluppato tutto quello che può sviluppare, per farvi due numeri, in maniera tanto questi poi se li cercate capite subito se vi ho raccontato frottole o no, la società che edita Varese News fattura più o meno ormai da anni, sono almeno 7 anni che supera il milione di euro. Quest'anno arriveremo a 1,2 milioni, 1,3 milioni. Se sommiamo la cooperativa dei giornalisti che è socia del giornale, arriviamo già da 7-8 anni a 1,2 milioni, quest'anno arriveremo a 1,4 milioni, 1,5 milioni. Quindi capite, sono tanti soldi, tutto mercato.
quasi esclusivamente mercato. La quota che può essere pubblica sarà al 3, 4, 5%, anche meno. Il resto è tutto, tutto solo esclusivamente mercato. Però è molto evidente che con un'incidenza di Facebook e di Google come quella che ora hanno, e è normale che vogliano arrivare a livello locale. Google c'è già arrivata, deve solo decidere che porta un attacco totale e globale. Non lo sta ancora facendo, non lo so perché, ma geolocalizza ormai tutto. Il terzo motore di ricerca, subito dopo Chrome, Google ovviamente, e subito dopo YouTube, è Google Map. Google Map non è più le mappe, è un vero motore di ricerca. Ci potete cercare quel che vi pare e vi restituisce qualcosa. Una volta, se voi non mettevate via Jean-Louis Proche, come si chiama quel, io non sono francese, non conosco il francese, se non mettevate la via precisa non ve lo trovava, non c'era Santi. Ora è capace di fare tutt'altro, no? Come fa quello? Può geolocalizzare tranquillamente tutta l'informazione, e in parte lo fa già. La nostra grande fortuna è che non te la restituisce, e la seconda grande fortuna è che le persone non la cercano così. Cioè, non si mettono a cercare le notizie entrando in Google Map, perché quando usano Map ovviamente gli interessa se devono andare da qui a Varese e non che cosa succede da qui a Varese, perché sennò userebbero qualche altra cosa. E però la tecnologia ci potrebbe tranquillamente portare ad avere un soggetto che ci, come dire, ci attacca, e mica male. Io non ci credo che Facebook, però magari verrò smentito tra un mese, io non ci credo che Facebook farà un newsfeed fatto in quel modo. Non ci credo per un motivo, perché in un paese come il nostro, nel momento in cui tu gli tiri via questa parte qui, corre il grande rischio che i contenuti, siccome ci ha abituato a quello, corre un grande rischio che le persone comincino a usarlo ancora meno. Cioè, io vedo, per esempio, mio figlio è un guardone dentro Facebook, ma è un guardone perché lui si è fatto, di fatto, senza esserne consapevole, un feed suo. Cioè, avendo messo, ovviamente, mi piace a certe pagine, guardando quel, cioè lui lo usa fondamentalmente per gli eventi, cioè per i concerti e poco altro. Ma logicamente imbatte in continuazione anche in notizie che in qualche misura hanno a che fare con quel mondo. Nel momento in cui tutto questo gli venisse a mancare, lui non lo usa più. Zero. Ora bisogna capire quanto questo comportamento per Facebook è interessante o no. Noi non siamo in grado di poterlo dire oggi. Io credo a naso, così come l'Instant Article si sono rivelati un mezzo flop, perché è vero che, cioè, per dire, il Guardian ne è uscito da quella roba lì, non ne vuole nemmeno sapere. Però dall'altra parte hanno un grosso problema, che gli erode una quantità di denaro paurosa. Questa cosa nel tempo diminuirà da una parte, ma dall'altra invece continuerà a crescere. Io, per esempio, sono molto preoccupato di questa cosa, perché credo che il livello locale, quando tu hai lavorato su un mercato e l'hai davvero razzolato in gran parte, è continuare a crescere è molto faticoso, e l'unica possibilità è trovare una differenziazione nei servizi. Non è una sorpresa per nessuno, tra 20 giorni il gruppo L'Espresso partirà con un servizio nuovo premium, il Post dall'anno prossimo partirà con un servizio premium, perché se non riescono a portare a valore economico un pezzo del loro lavoro, i rischi sono veramente enormi, veramente molto 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 grossi. Noi continuiamo a crescere di numeri, che vuol dire dover crescere di tecnologia. Non c'è un'esatta corrispondenza nella crescita economica, e questa cosa è un grosso problema, perché anche uno che non ha fatto mai economia in vita sua, se tu per produrre 100 hai bisogno di 120, è evidente che c'è qualcosa che non torna, e quindi è evidente che non hai più scala economica, cioè mi costa di più che non quello che è il mio vantaggio. E da questo punto di vista il lavoro iperlocale ha un'opportunità reale, la prossimità con il proprio lettore, con il proprio cittadino,
che è prossimo a te. Quindi la membership deve necessariamente diventare un elemento ancora più forte nel lavoro che stiamo facendo. Non è così semplice. Ecco, tutto questo io lo chiedevo ad Andrea e quindi lo riconosco ancora prima. Capisco che è un po' come nel panel precedente, cioè tu ti ritrovi a discutere, ci abbiamo messo dentro questo algoritmo nella parola iniziale, Andrea rispetto a Facebook l'ha un po' trattato, ma capite che rispetto all'iperlocale quella parola algoritmo almeno per ora rimane un grande e gigantesco mistero, cioè nel senso che le piattaforme tecnologiche che noi utilizziamo, ma che tutti noi utilizziamo, hanno veramente poco a che fare con quell'elemento lì. Perché? Perché sono mille altri fattori. È chiaro che in alcune cose impattano, per esempio quando utilizziamo Facebook è chiaro che un po' noi ne dobbiamo tenere conto, perché altrimenti se no non, una parte dei risultati non arriverebbero comunque. Io mi fermerei qui, se ci sono domande, questioni, sia per me che per Andrea ovviamente sarà un piacere provare a rispondere. Se lo sappiamo. Prego. Allora, noi io credo che quando si parla di social di massima diffusione non la decidiamo noi. Premesso che alcuni non sono social, WhatsApp viene ancora annoverato tra questi, ma di fatto è messaggistica, sicuramente Facebook, cioè noi siamo presenti su Facebook, su Twitter, su Instagram e su YouTube. I due che amministriamo un po' di più sono senza dubbio Facebook e un po' Instagram. Su Instagram di fatto all'inizio, per una buona intuizione, copiando parzialmente un progetto e poi invece perché ci rimaneva più semplice, abbiamo di fatto da 2 anni quasi sempre affidato il nostro profilo. Cosa facciamo? Abbiamo una volta alla settimana una realtà gestisce l'account di Instagram nostro. Questo ci ha permesso di fare un sacco di lavori, secondo me anche straordinariamente interessanti, avendo una relazione con realtà o individuali, quindi di singoli soggetti, o sociali, faccio degli esempi concreti, che ne so, l'Università dell'Insubria, che è l'Università Pubblica di Varese, ha gestito il nostro account già 2 volte, l'Università della LUC, che è un'università privata, la stessa cosa, il Museo Maga, che è un museo d'arte contemporanea, la stessa cosa, Villa Panza, che anch'esso è un museo d'arte contemporanea del FAI, la stessa cosa, e tante altre singole persone. Insomma, sono 2 anni di fatto che questo progetto sta continuando, si chiama Com Varese News ed è gestito diciamo da micro comunità, che in alcuni casi è altro che micro, perché quando si parla dell'università sono ovviamente molto importanti e mantengono un rapporto stretto con il giornale. Sulla parte invece più di Facebook, io vi ho parlato della fanpage, vi ho parlato del gruppo Oggi nel Varesotto, ma in realtà non abbiamo solo queste, abbiamo delle pagine più settoriali ancora, per esempio, che ne so, la Val Ceresia è una valle peraltro che è stata, tra virgolette, come direbbero i ragazzi, sfigata per tanti anni, è una valle che entra fino al confine con la Svizzera ed è una valle relativamente, chiamarla valle non è correttissimo, però è densamente popolata. È una valle importante perché la maggior parte delle persone che ci vivono lavorano in Svizzera, perché entra nel confine proprio con la Svizzera. Lì verrà fatta questa ferrovia, ormai mancano 1 mese e mezzo, sperando che tutto giri, il 17 di dicembre entrerà in funzione un tratto di ferrovia che erano solo 8 chilometri, che noi chiamiamo Arcisate Stabio, ma in realtà questo tratto di ferrovia credo che sia uno dei tratti di ferrovia più interessanti degli ultimi anni per tutta l'Italia, perché Varese era chiusa, a nord non andavi con nessun mezzo pubblico. In realtà tenete conto che abbiamo la navigazione, ma è piccola come tipo di flusso.
Questa ferrovia di fatto apre a Lugano, e Lugano vuol dire l'Alp Transit, quindi vuol dire l'alta velocità che porta in Europa. Cioè a noi ci apre un corridoio che collega per la prima volta in maniera ferroviaria Como a Varese e Lugano a Varese, che ovviamente non è Varese, è Malpensa, è Milano, cosa che prima dovevi passare per forza solo da Como. Quindi è un collegamento non indifferente. Calcolate che quando parliamo della provincia di Varese parliamo di 850.000 abitanti, due università, l'unico centro scientifico della UE attualmente in Italia, speriamo che sia il secondo, perché se arriva l'Agenzia del Farmaco a Milano ovviamente è il secondo, il GRC di Ispra, che era in pratica il vecchio Euratom, è stato il primo reattore nucleare in Italia, ma credo anche in Europa addirittura, non sono sicuro, insomma, è stato comunque uno dei primi reattori nucleari, solo per ragioni scientifiche, non è mai stato attivo per produrla in energia, era solo per studio. Oggi fa tutt'altro genere di studi e di ricerche, ma vi ho dato solo alcuni dati, ma tra le più grandi multinazionali, per dire, tutto il volo viene prodotto, tutto no, ma una parte sì. Gli elicotteri vengono prodotti quasi tutti a Cascina Costa, in provincia di Varese, cioè stiamo parlando di una provincia che malgrado tutte le crisi rimane una delle più ricche in Italia, una provincia grossa oltretutto, perché 850.000 abitanti non è uno scherzo, più Malpensa dentro, quindi capite che è una cosa che ha una certa importanza. Abbiamo fatto, oltre questi lavori, delle pagine tematiche. E quindi c'è tutto un lavoro social che cerca di... Il concetto però, guardate, è di una semplicità assoluta. Chi fa informazione deve distribuire le informazioni laddove c'è bisogno dell'informazione e laddove le persone vanno. Se le persone utilizzeranno tantissimo tempo su Facebook, se tu lì non ci sei, tu l'hai perse. Non perché lavori male, magari anche, ma sicuramente perché uno non ascolti. Questa è una bestemmia, detta ai giornalisti è come dargli quattro frustate. Cioè Facebook mica lo devi usare soltanto per far clickbaiting o per portare traffico al tuo giornale. È chiaro che io voglio riportare il traffico al mio giornale, sennò sarei matto. Ma la seconda ragione, che forse la prima, è che bisogna ascoltare. Le persone ci danno le notizie su Facebook, ma non quelle che in un modo o nell'altro ce le avremmo, perché se c'è un incidente ormai non lo buchiamo più. Tenete presente che questa è un'altra cosa importante, quando capisci che sei strategico, quando succede una cosa e tu 4 minuti dopo la sai. Noi arriviamo sempre prima delle forze dell'ordine ormai, nelle cose grosse sempre prima. Perché? Mica perché siamo dei maghi, ma perché lui è passato, ha visto un incidente, c'è l'autostrada chiusa e ci manda un messaggio. E magari ci manda anche la foto e magari ci manda anche il video. Siamo arrivati a dei livelli poi un po' paradossali. Adesso, oggi c'è stato un gran dibattito sulla chat di WhatsApp della redazione, poi non lo so cosa hanno deciso, perché poi decidono senza di me ormai, ma abbiamo le intercettazioni dei Canadair che si parlano i due piloti, no? Come noi si faccia ad averle, non me lo chiedete, nel senso che ce le hanno date, ma non ce le hanno date i piloti, ce le hanno date qualcuno che evidentemente li intercetta su quella frequenza lì. Ora non lo so se hanno deciso di usarle o no, non è così grave, perché sono delle cose tutto sommato relativamente semplici. Però capite a che livello arriva di potere il giornale? Come fa ad avere una cosa come questa? Cioè, eppure ci arrivi ad averla, insomma, che è una cosa per fortuna neutrale, perché capite che non fai male a nessuno se racconti o fai ascoltare che cosa si stanno dicendo, non c'è nulla né di grave né di... cioè, sono aspetti tecnici, insomma, no? Però, ecco, tu devi stare laddove la notizia va distribuita, se non sei lì, vabbè, facciamo un altro mestiere, ecco. Va bene, grazie. Io spero che un po' di stimoli ve l'abbiamo dato e un po' sia stato utile, perché poi tutte le volte, cioè, a noi ci fa piacere comunque non solo vederci ma anche scambiarci opinioni, però dato che lo possiamo fare anche in privato, ovviamente, spero che sia stato utile un po' per voi e va bene. Grazie.